Antonio Del Casale, per lei deleghe importanti, lavori pubblici, polizia municipale, insomma un impegno gravoso per il primo degli eletti. Beh, sicuramente sì, intanto ringrazio il sindaco Francesco Menna per la fiducia. Mi aspettavo delle deleghe pesanti, queste deleghe sono arrivate, le affronto con grande determinazione, con grande umiltà e soprattutto spero fin da subito di andare a creare una roadmap andando a verificare tutte le incombenze che ci sono fin da subito. Sono settori importanti, a questi aggiungo anche quello, un settore come i trasporti o i servizi cimiteriali, che sono dei settori nevralgici per la città, dei settori diversi, dei settori su cui ci sono diverse problematiche. Sicuramente la delega dei lavori pubblici è una delega che spero possa regalare qualcosa che rimarrà a questa città, sicuramente l'impegno sarà in questa direzione. Qual è la priorità? Ma la priorità fin da subito credo sia l'isola pedonale a Vasto Marina, quindi da domani mattina in raccordo con il comandante della Polizia Municipale lavoreremo con il sindaco e con gli operatori a questa incombenza. Sicuramente da domani sarò al lavoro su questo.